Che gioia essere di nuovo con voi in questo nuovo video culto e vogliamo darvi veramente un benvenuto leggendo con voi il Salmo 138, versetto 2. Adorerò rivolta al tuo santo tempio e celebrerò il tuo nome per la tua bontà e per la tua fedeltà, poiché tu hai reso grande la tua parola oltre ogni fama. E la mia preghiera per voi quest'oggi è che possiate sentire veramente la bontà e la fedeltà di Dio nella vostra vita. E quindi vi auguro un buon culto e una buona visione e che Dio vi benedica. Salmo 98. Cantate al Signore un cantico nuovo, perché Egli ha operato prodigi. La sua destra e il suo braccio santo l'hanno reso vittorioso. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, ha manifestato la sua giustizia davanti alle nazioni, si è ricordato della sua bontà e della sua fedeltà verso la casa di Israele. Tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio. Acclamate, Signore, abitanti di tutta la terra, date incanti di gioia e di lode, salmeggiate al Signore con la cetra e la voce del canto. Con trombe e al suono del corno acclamate il Re, il Signore. Risuoni il mare e quanto contiene, il monto e i suoi abitanti, i fiumi battano le mani, esultino insieme i monti davanti al Signore, poiché Egli viene a governare la terra, Egli governerà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo per questa opportunità di lodare insieme questa mattina, di vivere questo culto. Grazie perché tu parli ancora oggi. Apri i nostri cuori che possiamo sentire, ascoltare, ricevere la tua parola, le tue benedizioni per ognuno di noi. Grazie per la tua presenza, che possiamo essere in comunione con te e con il tuo Spirito Santo. Amen. Scorrono dal trono del mio Dio, ma il fiume che vive.
Leggiamo dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 1, dal versetto 5. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù suo Figlio ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Chi dice «Io l'ho conosciuto» e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. Leggendo e rileggendo questi versetti ho avuto la netta sensazione di trovarmi davanti a un teorema matematico. Mi è sembrato infatti, per un attimo, di tornare sui banchi del liceo, quando seguivo le spiegazioni del professore di matematica. Sono sicura che alla parola matematica ciascuno avrà sentimenti contrastanti. Dovete sapere che io amo la matematica. E più che dai numeri, sono affascinata da quella che è la ricerca delle soluzioni, la logica, le dimostrazioni, eccetera, eccetera. Qualcuno si ricorda come si fa a dimostrare un teorema? Si parte da alcune premesse, da delle verità indimostrabili, già date per vere, per arrivare attraverso una discussione alla tesi, alla conclusione, con la nota sigla CVD, come volevasi dimostrare. L'autore della prima lettera di Giovanni usa un metodo molto simile a quello usato nelle dimostrazioni dei teoremi matematici. Infatti, parte da una premessa, cioè la verità indimostrabile, Dio è luce, affermazione che accettiamo per fede, per arrivare alla dimostrazione chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò. Nella matematica incontriamo dei termini astratti come derivata, funzione, logaritmo. Così anche nella parola di Dio troviamo delle parole che possono sembrarci astratte. Luce, verità, comunione. Ma mentre nella matematica abbiamo delle certezze, procediamo per ragionamenti logici che ci conducono alla conclusione del teorema, al come volevasi dimostrare, non è così nella Bibbia. In quanto tra la premessa Dio è luce e la conclusione chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò, ci sono una serie di se che pur assomigliando a delle ipotesi attraverso le quali si dimostra il teorema pongono una serie di condizioni non facili da rispettare a causa della nostra umanità incline all'errore, a causa del nostro essere non così perfetti come lo è la logica matematica. Il messaggio che ci dà questa lettera è chiaro. Dio è luce e chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò. Il messaggio che ci dà questa lettera è chiaro. Dio è luce e chi dice di rimanere in Lui deve camminare come Egli camminò. Ma come dice un noto proverbio, fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, tra la premessa e la conclusione ci sono di mezzo ben 7 frasi ipotetiche. 7 se. Tutte queste condizioni sono indispensabili se vogliamo camminare nella luce come Egli camminò. Camminare nella luce, scrive l'autore della lettera, è prima di tutto non camminare nelle tenebre, cosa che sembra scontata, ma che non è così facile da applicare. Per intraprendere questo cammino luminoso è necessario, prima di ogni altra cosa, riconoscere di non essere riusciti a osservare quelle norme che regolano il nostro comportamento con Dio e con il nostro prossimo. Osservare i comandamenti. Qual è il grande comandamento dopo «Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua»? È «Ama il tuo prossimo come te stesso». Camminare nella luce e applicare questo comandamento nel quotidiano, non limitarsi a ripeterlo a memoria. Allora ci accorgeremo che, paradossalmente, è più comodo muoversi fra le tenebre che in mezzo alla luce.
Il percorso di fede non è una scienza esatta come la matematica. E non è conseguenziale il fatto che chi afferma che Dio è luce sarà in grado di camminare anche egli nella luce. Camminare nella luce come egli camminò è calcare le orme di Gesù, è mettere in pratica i suoi insegnamenti. Affermare che Dio è luce significa riconoscere che egli è libertà dalle tenebre, dalla morte, da qualsiasi forma di oppressione. Significa testimoniare che egli è venuto ad illuminare la nostra vita, le nostre situazioni buie. Dio è luce e affermare che egli è entrato negli angoli più nascosti delle nostre vicende personali, è penetrato nelle frange emarginate della società. Egli è venuto a illuminare il buio della nostra solitudine, il deserto dell'anima. Camminare come egli camminò e dunque essere anche noi luce per il nostro prossimo, per la sorella, per il fratello, è risollevare l'oppresso, l'emarginato, è difendere i diritti delle minoranze, è gettare i semi della pace, della giustizia, dell'amore, è lottare per un mondo migliore. Avete notato allora quanto sia impegnativo camminare nella luce? Però, accanto a tutti quei se, accanto a tutte le condizioni necessarie per arrivare a camminare nella luce, ci viene detto che possiamo contare su un aiuto, un avvocato, Gesù, senza il quale non potremmo mai raggiungere il nostro obiettivo. Dio è luce, è la nostra certezza, è una certezza che supera ogni certezza matematica, una certezza che va al di là di ogni logica. Gesù Cristo è la nostra premessa indiscutibile. Siamo spesso noi che non riusciamo ad arrivare alla conclusione, che non riusciamo ad arrivare al camminare nella luce come egli camminò, nella nostra consapevolezza di essere deboli, di essere spesso inadeguati. Possiamo chiedere a Dio la sua guida e la sua forza per seguire le sue orme, per camminare come egli camminò e portare luce in questo mondo così pieno di tenebre attraverso una vita che sia più coerente tra ciò in cui diciamo di credere e le nostre azioni quotidiane. Una vita che rifletta l'amore che Dio ci ha dimostrati per primo, amando chi ci circonda senza discriminazione e distinzioni. Camminare come egli camminò. Prego che questa mattina voi possiate scegliere di accogliere la luce che Dio vuole portare nelle vostre vite e con il suo aiuto allontanare ogni possibile angolo di buio dal vostro cuore. Amen. Di giustizia risplendesti un dì, nel mio cuore allora l'oscurità svanì, ora tutto è luce, vedo il tuo cammino, splendi si risplendi ancora, splendi si risplendi ancora, splendi si risplendi ancora, lascia che il tuo raggio penetri ogni cuore, splendi si splendi ancora. Ero nelle tenebre, ero nel dolor, ma non mi credevo un sì gran peccator. Cristo, nuova luce, penetrò il mio cuor. Splendi si risplendi ancora. Splendi si risplendi ancora. Splendi si risplendi ancora. Lascia che un tuo vita e luce a tutti noi, e lo stesso avviene per il pentito cuor, splendi si risplendi ancor, splendi si risplendi ancor, splendi si risplendi ancor, lascia che un tuo raggio penetri ogni
Ora, alla fine di questo video culto, vogliamo ricevere la benedizione da parte del Signore. Leggiamo Ebrei capitolo 13, versetti 20 e 21. Or, il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha tratto dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui. Per mezzo di Gesù Cristo, a Lui sia la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Dio vi benedica.